Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi siamo in compagnia di Luigi Balocchi, Luis per gli amici, poeta e romanziere, dialettale ma non solo. Ciao e grazie per averci raggiunti, Luigi. Ciao Luisa, ciao a tutti voi che ascoltate. Luigi è stato da poco premiato al Gozzano 2020, in particolare con la poesia La ballata del Gigino Matt. Ti va di leggercela? La leggo subito, è in dialetto, eh? Vai. Dialetto di Biategrasso, Biegras. Stenchi, car Gigin, marda che not, la quarcia sti föi. Veda chi marsch, la carna, la spussa, la lapa, la mort, le racole in fesce, un sacco e una scorba, tingir cutal violin, al chiuso il manuber, vestì del cowboy, ti giù del balcone, converta l'umbrella, ti varda stanot, che tencia pagura, che sanche che den, ti fa la sciupà, con russi imbrughent. Al feu che una brusa, un quadro di tu, stundrei che la guardi, in faccia alla notte, la scura pagura e dengue un spetace, sta luce, por Gigino, che chi se un rusti, per quest se mastruis ficà dentro un buse fuori de mat, e fuori del gir, in scime la vegna, incide per num, che quest l'è il disegno. Al tu bel spiegasci le tue mescion de carni impaltate, fughe scapusci, in tanche le nota, resto un mei bamba, me sfere, me sden, due che ta sei, su chi che ta guardi, su sti por miseri, gabule, il pesce, ne glorie, dane, fufe, lustrin, dumastu, cicin, d'amor, che il var niente. Questa qui è Grazie. la storia di Gigino Matt. Grazie. Per chi se ne intende, ha capito che scrivi nel dialetto lombardo della Bassa Padana. Diciamo che per circoscrivere il territorio si potrebbe dire nelle terre tra il Ticino e il Po. Pensi di avere avuto delle influenze o un rapporto con la tradizione dialettale milanese, per fare qualche nome, diciamo il Tessa, il Porta, l'Oi? Allora, di già lo strisci in che senso a memoria, di già lo strisci in che senso il discorso di chi per potentuni de Francesca, che sento un po', usami o così il sera, tra i 9 mesi e i 10. Questa, per chi, beh, ormai nessuno la conosce più, questa è l'inizio, l'incipit del Giovanin Bungé del Carlo Porta. Io per anni sono andato in giro a leggere un po' il Carlo Porta, o leggevo anche degli Otessa, però fondamentalmente la mia, diciamo così, la mia voglia di scrivere in lombardo, nel dialetto che conosco, è venuta dalla gente che mi è stata attorno. Cioè io questo riconoscimento che ho, che il Gozzano mi ha dato, non è per me, è per tutta quella gente, è per la gente che mi ha generato, per la gente che mi è stata attorno, per la mia gente. È da loro che ho imparato la lingua, certe espressioni, una certa maniera di vedere il mondo, di comportarsi nel mondo, una certa etica, ecco, non Era, bravo, morale, etica, che è diversa. era la parola che volevo sentire. Perché non Io ci non ho dici? morale, però ho Però un'etica, hai che è un'etica. diversa. Certamente. E noi cerchiamo sempre poeti, soprattutto per Poetando, che abbiano una tensione etica ed estetica dentro i loro versi. Quindi tu sei qui anche per questo motivo, oltre che per la tua bravura. Io ti Ma chiederei quello di che ti leggere. volevo dire è che comunque mi vari niente. Cioè mi sono Dumas. No, 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 guarda, è importante la roba qui. Mi sono un medium. Seguo i medium che stanno lì e parlano, ma in non lur che parli, in imor che parli, attraverso lur. E allora attraverso di me parla tutte le mie generazioni passate, sono loro che parlano attraverso me. Io sono un semplice estensore. È così. Bene, sono contenta di questo che tu ci stai raccontando. Magari proponici in lettura un'altra delle poesie che hai portato al Gozzano e che ti Io sono a parse. Gozzano ho 3 poesie. La Sì? seconda si chiama La vita chi? Dai. Ed è una poesia che mi è venuta in mente guardando una fotografia del 1915.
una fotografia di una festa popolare. Si chiama La vita chi? Tutta quella vita chi? A lei un turno in tre, al medunfolk, la sua lingua, i spus, i vus, i mus, al tai di urch, di chi angiura analfabeta, che cercheva l'amour, a cus de massas de bot. Chi lei che tasseti, fiorin del quindes, che tamaluma in fondo a quella curt. Chi lei? Chi lei che si tusvialter brigata morta, che chi in del sang, la vus, che il muschi in del tai che denta gu, su te viv. Grazie. E poi viene un'altra. Vai. Che è l'agnese Luce, che è una storia di due persone realmente, che, insomma, che prima le è morta quella, prima le è morta quel giù e poi le è morta quella vecchia. Sono persone vere che tu hai conosciuto? Sì, tutto io so, io la mia poesia è quella della realtà. Io mi sono un poeta laureato, sono mi voli no, sto qui per terra. L'agnese e Lucianin. Staruc che ta veden sacramento una vita l'incontrare. Al giù in quel più se fort, l'endai per prim, giù in del bus, cu ti sparci, iev, i vers, l'ostia, il vin, quella gran facciascia de ciapai ti squanti per il cu, i not, i slep, al temporal, al suris, della scarogna, che gennum, che venium del paese. De, con lui, che arriva anche l'agnès, un scapus, e giù di un bot, anche lei la sede sfa, la resenta fa su let, al casufi cadende la pulenta, chi su occh che piange rida sassanò, oramai le not, la caressa al lucianin, la gadis che le è un malnat, la gascaldo un pudelat, bev che fa, ed es riposes, che sentuccia strac. Grazie. Ti sei fatto espellere dal liceo classico quando eri uno studente. Hai buttato ai rovi la tua tessera da giornalista dopo aver collaborato. No, ai rovi no, loro istituì educatamente. Cioè, ok, fantastico. E poi adesso sei stato insegnante di italiano e ora invece insegni arte e? Storia. E storia. Che queste rivoluzioni che ci sono state dentro la tua vita sono dovute a che cosa in particolare? Al tuo spirito indomito, al fatto che non vuoi accettare... No, il fatto che sono un irregolare. Irregolare. Sei un irregolare. È colpa anche del Coelet che tu hai tradotto in dialetto di Abbiategrasso, oppure è una tua riflessione che hai interiore che devi esprimere in questo modo? No, io ho tradotto il Coelet nel... qualche anno fa, 2006 è la pubblicazione. L'ho pubblicato e io non ho la virtù di essere cristiano, lo ammetto, però mi è piaciuta questa persona appunto che ha parlato fuori dal coro e ho voluto, a me interessa salvare poi fondamentalmente il lombardo, la lingua, il dialetto. E quindi più cose si traducono e più questa cosa... può procedere, andare avanti, certo. Si porta avanti, insomma. Certo, certo. Perché se nessuno scrive più in dialetto, nessuno parla più in dialetto, le finì. Certo, la menata le finì. Hai in animo di fare altre cose, quindi, in dialetto lombardo? Se resti al Mons, sì. Se crepi no. Si può anticipare qualcosa oppure non si può anticipare nulla? Vorrei fare una... adesso aspetto che finisca sta roba qui del virus e vedo in meno una roba da fa. Una Bene. Bella roba grossa, però devi vedere. Bene. Deve finire sto virus. Sì, io ti chiederei di leggerci da Atti di devozione, che è il tuo ultimo libro in poesia. No, è l'ultimo. È il primo e l'ultimo scritto in italiano. Sì, sì. Ecco, che è stato pubblicato da Punto a Capo nel 2017. Mi piacerebbe che tu ci leggessi
l'ultima poesia che chiude la raccolta, che si intitola Almat. Almat, la leggi proprio chi, guarda. Una vita di sofferenza psichica, con avanzi di furore e cadute dentro il bus. Una vita sempre in fuga, presa a morsi, calci in culo. Mi hai baciato. Non l'hai fatto fino in fondo, che in fondo c'è il pozzo, nel pozzo le ossa. Io cerco di essere breve, conciso. Grazie. Quando scrivo. Grazie. Grazie a voi. Spero che ci sarà una nuova occasione per incontrarci, anzi spero proprio che potremo magari fare un pezzo teatrale all'interno della nostra trasmissione nel 2021, magari tutto in dialetto, con il tuo Coelet, invece. Bello. Che è del 2011. È bello. Ci tengo particolarmente. Ti ringrazi. Grazie forse a te. Forse col dialetto andiamo avanti in sci. Andiamo avanti in sci. Da credi no, ma lo dico mi stesso. Ciao Luis. Ciao a tutti. Ci presto. Ciao. Alla prossima puntata di Poetando. Dai. Ciao, buona serata. Ciao.